La partita è finita. E che schifo. Che schifo, ragazzi, che schifo. Ma che vergogna. Che partita del merda. Non è neanche che partita di merda, perché ragazzi, non so neanche. Non è neanche giusto, ma neanche per immorale, ragazzi. Non siamo una squadra che punta per fare. No, che schifo. Ma sì, dai, dai, dai. Un altro pareggio, altri punti buttati nel cesso. Altri punti buttati nel cesso. Perfetto. Grande prestazione con partita sfigata. Con una partita sfigata, con una disattenzione. Nelle palle ferme, calci d'angolo, e siamo fermi. E siamo stati fermi a guardare che lui saltava indisturbato. E vaffanculo. Ah sì, non è possibile, non si può vincere giocando così. Ma negli ultimi 20 minuti la Juventus si è rilassata, ma sappiamo che la Juventus si rilassa. Ma siamo proprio. Ah sì. Ma non è possibile avere tanto gioco, far vedere. Non abbiamo neanche giocato tantissimo male. Non abbiamo giocato proprio di merda. Però abbiamo dimostrato questa carenza che abbiamo nel difendere l'1-0. Si è visto che questa Juventus non riesce, pur facendo gioco, non riusciamo a fare un minimo di controllo di partita. Eppure ci lasciamo sempre credere, rilassandoci, a lasciare sempre l'1-0, e si è visto che non puoi rilassarti neanche per un minuto, neanche per un secondo, perché con errori madornali la Juventus, pur nelle palle da ferme, nei calci d'angolo, abbiamo problemi anche nel vedere che non riusciamo neanche a tenere un giocatore che salta indisturbato e fa gol. E Szczęsny cosa fa? Oh, la palla in porta, è la palla andata in porta. Ma tu, disattenzione. Siamo lo schifo più completo, ragazzi. Siamo lo schifo più completo. E questo risultato ci dimostra che la Juve non è mediocre. Abbiamo giocatori, possiamo dire, mediocri, che non hanno giocato malissimo, però ha dimostrato questo calare di prestazioni agli ultimi minuti di una partita già in pugno, già affermata dalla Juventus, però non è riuscita a dominare nella fine nella fine. Perché noi ci becchiamo sempre l'ultimo gol, sempre negli ultimi minuti. E dopo l'uscita di Morata è entrato Ken. E cosa ha fatto Ken? Ha fatto quel spunto
però nella, alla fine nel complesso ha fatto di più Dybala, sì, quello sì, però si è visto che abbiamo giocatori un pochettino mediocri. Abbiamo giocatori mediocri, ragazzi, mediocri. Questa è la squadra, questa è la squadra e questa ce la teniamo. Questa squadra ce la teniamo fino alla fine del campionato e non pensiamo a questo, a un esonero di Allegri. Perché con questi punti persi la Juventus si è vista che non sa amministrare un risultato già in possesso, però non controllato, non controllato del tutto. Questo risultato dimostra che fino alla fine, ma fino alla fine, no, forza Juventus, no, fino alla fine, no, no, fino alla fine, forza Juventus, fino alla fine, fino alla fine, di non arrendersi. E il Milan è riuscito, con una disattenzione madornale di una difesa ferma al calcio d'angolo, calcio piazzato, non è riuscita neanche a fare niente. E questo non ci dispiace. Un pochettino ci dispiace. Ma cosa vogliamo dire? Ma cosa vogliamo pensare? Che questa Juventus faccia bene in campionato? Abbiamo vinto con il Malmö in Champions, ma non credo che andremo tanto avanti. Stava pure per vincere stavolta il codice fiscale e la salvava. Sì? Diciamo che Scherni, codice fiscale, ha dato prova che si sta un po' ricredendo. Dopo le belle parate che ha fatto nelle ultime partite, nell'ultima partita, però ci vuole un po' più cattiveria, ci vuole un po' più. La Juventus più di tanto non può tenere tanto il ritmo. La Juventus ha dimostrato che non riesce a dare ritmo in più di poter portare a casa il risultato. E questa vittoria fa male. No, questo pareggio fa male. Questo pareggio fa male perché la Juventus ci credeva fino alla fine. La Juventus ci credeva, non è perché non ci credeva. È solo perché noi andiamo sempre a fare errori madornali con gol occasionali. Questo gol è stato con una disattenzione della difesa. Statica, ferma. Però è stato un gol buttato così, con un'iniziativa del Milan, grazie a un giocatore della Juventus che è stato fermo. Allora, ragazzi, non possiamo fare sempre un pareggio, non possiamo fare un pareggio perché non riusciamo a fare un gioco, non riusciamo a imporci il proprio ritmo di gioco. Siamo proprio al dolce amaro, alla frutta, alla fine. Io non ho più parole. Ragazzi, iscrivetevi al canale per compassione. Iscrivetevi per compassione. A questo punto, io non vi dico neanche di iscrivervi, non perché non ne vale la pena,
Ma tanto per darmi un pochettino di soddisfazione, perché ho fatto il commento alla telecronaca alla perfezione. Ragazzi, è anche difficile a tenere botta a una partita già portata a casa. Però con una sconcentrazione, una squadra che non riesce a portare a casa un risultato decente, neanche contro il Milan. Pur facendo anche un bel ritmo di gioco, con molti capovolgimenti da parte e dall'altra, molti ribaltamenti al fronte, scambi veloci, disattenzioni di passaggi, errori un pochettino madornali, un pochettino sì, perché bisogna sempre passare all'indietro la palla, a Szczęsny. E dopo iniziamo sempre, abbiamo iniziato bene, perché abbiamo iniziato bene la partita. I primi 4 minuti abbiamo visto un gol favoloso di Morata, e dopo la Juventus ha fatto imporre il suo gioco, però dopo al secondo tempo si è visto un po' di cambiamento. Si è visto un cambiamento lento, però si è visto che il Milan ha preso coraggio, ha fatto quello che ha potuto, e con un episodio al calcio d'angolo si prendono un colpo di testa da fermo di un giocatore del Milan, che adesso non mi ricordo più chi ha segnato. Però, ragazzi, abbiamo avuto una difesa ferma e disattenta, in cui abbiamo preso il pareggio di una partita che si poteva e si doveva vincere. E si doveva vincere a tutti i costi, e andiamo a casa ancora con un pareggio, e andiamo a casa ancora con un pareggio, e andiamo a casa sempre con un pareggio. Perché la Juventus non riesce a chiudere i conti, facendo giocare bene, giocando anche bene, che la Juventus non ha giocato bene, non ha giocato male. Anzi, nulla da dire al gioco, però abbiamo fatto un pareggio da polli. Abbiamo fatto un pareggio da polli, come sempre. E devo dire, anche se a malincuore, l'Inter può vincere il campionato. Guardate cosa vi dico. L'Inter può vincere il campionato. Guardate cosa vi dico. Con un pareggio, la Juventus perde punti, perde anche, non lo so. Grazie. Non penso che la Juventus crede nella rincorsa scudetto. L'Inter, pur giocando con il Bologna, però
è più compattiva, è più cattiva. L'Inter a imporsi sotto porta e sbloccare le partite, cosa che la Juventus non ha, pur avendo Morata. È nato via Ronaldo. Ronaldo ha potuto fare dei gol, però la Juventus non ha mai avuto giocatori all'altezza di fare ripartenze veloci. Oggi contro il Milan abbiamo avuto la riconferma che abbiamo delle timide ripartenze, abbiamo delle timide ripartenze, però non basta, perché abbiamo giocatori, abbiamo questi, questo è il gioco della Juventus, questo è il gioco di Allegri. E dopo la cosa più bella della Juventus è che si fermano e bloccano il gioco, i giocatori, perché non si distribuiscono più di tanto, non danno la voglia di fare scambi veloci. Carità, c'è stata qualche cosa in più stasera, però si è visto il limite di questa Juventus che non riesce a fare più di tanto. Posso dire in maniera sbagliata questa affermazione, ma però ragazzi, siamo una squadra molto molto limitante, siamo una squadra molto limitata con giocatori che possono, fanno quello che possono. Questi abbiamo giocatori tecnici, questo qua è la, questa è la, questa è la tecnica, questi abbiamo come giocatori tecnici. Non possiamo farci nulla, non possiamo farci niente. Datemi ragione, datemi un cenno di sì. Posso dire anche le cose a caso? Posso dire le cose a caso? Perché no? Tanti possono dire la Juventus è stata sfortunata. La Juventus è stata sfortunata, però per errore nostro, perché le abbiamo fatti segnare da Polli. E questa è la punizione ogni volta di una Juventus rinunciataria, perché ogni volta che andiamo in pareggio, la Juventus si perde. E poi il Milan prende coraggio. Infatti si è visto che ha avuto diverse occasioni anche abbastanza nette di poter andare in vantaggio. Basta. Con questo chiudo. Ho parlato anche troppo, ho fatto anche la telecronaca, però altri punti persi. Allegri dirà ovviamente la squadra ha giocato bene, siamo riusciti a fare gioco, a imporre il nostro gioco, a fare delle ripartenze degne di nota, siamo in corsa per lo scudetto. Siamo in corsa per lo scudetto quando?
quando e dove, che ormai i punti che dovevi fare li avevamo già persi in partenza. Cosa vuoi pensare di andare davanti ai microfoni a dire siamo ancora in corsa per lo scudetto? Ci dobbiamo credere. Dove? Che l'Inter può vincere il campionato. E basta. È l'unica squadra forte in questo momento. Mai dire di no. Però io sono l'obiettivo, vedo che l'Inter è più organizzata meglio perché ha un presidente, ha un dirigente chiamato Marotta che sa fare mercato e questo Juventus non ha mai fatto mercato. E con questo, ragazzi, chiudo la live, un'iscrizione al canale, un mi piace, un'iscrizione l'ho già detta, altri 3 punti persi, andremo avanti così, speriamo in Champions, però non ci piace. No, non vediamo una linea giusta, una linea dritta, non vediamo la luce, non vediamo questa grande occasione di questa Juventus che può dare frutto a una qualsiasi vittoria a questo punto. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Un'iscrizione, l'ho già detto, lo so che sono ripetente, però siamo disgustati pur avendo giocato bene. Bene, ragazzi, per questo è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ragazzi, e sempre non posso dirlo perché questa Juve ci fa male, questa Juve ci fa male. Ecco, e con questo ho detto tutto. Ciao ragazzi, pareggio amaro, ma ci sta bene, per errore nostro. Ciao ragazzi.